Buongiorno ragazzi, siamo all'interno della Mercedes-Benz Arena qui a Berlino, dove tra una decina di minuti si terranno le finali mondiali di League of Legends. Come vedete alle mie spalle lo stadio è particolarmente gremito, ci aspettiamo un tutto esaurito. Adesso la gente sta iniziando ancora a prendere posto. Tra, come dicevo, una ventina di minuti dovrebbe partire il tutto con la cerimonia di apertura, e sul palco, quello che vedete alle mie spalle, si affronteranno gli SKT coreani contro i Q-Tigers. La Corea ancora domina, anzi sta per iniziare proprio adesso l'evento, hanno anticipato un po' i tempi, non è ancora entrata tutta la gente, spero che riusciate a sentirmi nonostante il casino. Come potete vedere e sentire, l'atmosfera è un po' più calda ed è molto differente rispetto a quella che abbiamo nei nostri eventi italiani. Insomma, l'Europa e il mondo dal punto di vista degli sport sono ancora tanto avanti a noi, abbiamo ancora tanto da imparare, ma direi che per adesso è tutto. Ci sentiamo quando le cose entreranno nel vivo. Da Berlino al momento vi saluto. A fra pochissimo. Ragazzi, direi che ci siamo quasi. Siamo circa 27 minuti prima dell'inizio delle finali. Abbiamo preso posto al quarto piano del palazzetto. Guardate sotto di noi che spettacolo davvero di luce e di colori. Questo è il mega schermo dell'evento, la gente sta letteralmente impazzendo, il clima è caldissimo, bello davvero ragazzi essere qua, inquadrano le gnocche, molto bene, ovviamente è pieno di cosplayer. Tutta la presentazione della venue, fuori c'è ancora gente che deve entrare, ma c'è un sacco di tempo veramente. Stavo presentando adesso i team, questi sono i Q-Tigers. Il nostro pronostico li dà perdenti 3-0. Ieri in conferenza stampa gli SKT hanno detto che vinceranno sicuramente il torneo, non fatichiamo a crederlo, anche perché quest'anno Faker sembra davvero fortissimo e inarrestabile. Non so se vinceranno 3-0, perché i Q potrebbero mostrare qualche tattica interessante e sorprenderli, come hanno già fatto tra le altre cose nelle qualificazioni per arrivare qua alle finali. Però sì, direi che sarà una sfida a senso unico. Ci vediamo appunto tra una mezz'oretta, direi, a questo punto, quando partirà il torneo in tutto e per tutto. Vi lascio con l'ultima carrellata della Mercedes-Benz Arena. A dopo. Pronto ragazzi, si inizia! È finita tutta la presentazione del torneo, adesso le cose iniziano a essere dannatamente serie. Vi faccio vedere tutto il video iniziale e la scenografia di apertura del torneo. C'è anche quel cilindrone bianco. Che rivelerà qualcosa a breve. Rising, countless birds grow.
vede inquadrano Faker e il palazzetto esplode visto che è pieno di coreani. Purtroppo non ce l'hanno fatta arrivare alle finali. T1 ancora Faker. Che saluta il pubblico. Ragazzi, oggi anche Bengi e Wolf secondo me faranno vedere grandi cose. Wisdom.
coach, Lose. E adesso mi sa che il palazzetto esploderà, ragazzi. Also representing Korea and the LCK, SK Telecom T1. Esattamente. I T1 sono un attimino più apprezzati. Eccolo Wolf, grandissimo. Their substitute mid laner, Easy. And their coach, Koma. Questo se la sente tantissimo, ragazzi. È una sbruffonaggine incredibile. Il corso dei T1. Once again, SKT T1. I Tigers hanno praticamente tutto il tipo contro, ragazzi. The finalists for the 2015 League of Legends World Championship. No, spara di mortaretti, ho quasi fatto un infarto. Va bene ragazzi, vi ho fatto vedere la presentazione, ci vediamo nel pieno dei match per continuare il nostro All Access. Adesso io torno a godermi lo spettacolo, il torneo e le partite. Ok ragazzi, ormai il clima è completamente nello stadio, oltre ai cori c'è anche una ola che sta andando da circa 5 minuti. Ci siamo fatti anche la ola alla band arena. Detto questo, il risultato per ora è di 2-0 per gli SKT. Siamo al 22esimo minuto del terzo match, ma questa partita potrebbero portarsela a casa i Q, che stanno acquistando un sacco di credito qua tra gli ultra, perché hanno fatto vedere un filmato in cui
praticamente si lamentavano del fatto che, non vincendo mai in Corea, non hanno una grande reputazione, visto che in Corea se non vinci non sei nessuno. E qua il pubblico non l'ha presa benissimo, quindi adesso ha iniziato a incitarli con Cori e appunto con questa ola che non credo che a questo punto si fermerà fino alla fine della partita. Stanno dominando il match con 11-2, hanno un vantaggio ottimo di gold e anche di torri. Vi faccio vedere questo combattimento che potrebbe essere quello decisivo per la partita. Parte il coro per i Q. Crew Tigers has successfully put an element of chaos into this game, which is making SKT make bad decisions. That was a bad decision. Marin wasn't able to defend. The dive is very real. Spero che si senta. Prima kill dopo 20 minuti buoni per gli SKT, ma si portano a casa anche Mare, mi sa. Già, questa per adesso è vicina a termine, potrebbe finire 2-1 e andare al quarto match, la finale dei mondiali di League of Legends. A dopo. Eccoci ragazzi con la vittoria finale degli SKT, sui Crew Fighters, che hanno vinto solo un match, come era abbastanza scontato aspettarsi, avevamo predetto, non c'erano molte speranze. Vediamo Bengi, Wolf, Faker che si abbracciano, DT1. Adesso noi abbandoniamo la nostra postazione del quarto piano della Mercedes Arena a Berlino, cerchiamo di scendere per andare a farvi vedere più da vicino la premiazione, se riusciamo e non ci blindano. SKT, unica urla al pubblico. Ragazzi, siamo riusciti a scendere sotto il palco, ma non siamo proprio vicinissimi alla premiazione, perché la coppa è dall'altra parte dell'area accessibile alla stampa. Dobbiamo aspettare quindi che si avvicinino in caso con la coppa per farveli vedere da vicino. Comunque vi faccio fare un giro dell'arena piano, come al solito, per vedere. Finalmente un coro anche per i Crew Tigers, che come vi dicevo non ne ricevono spesso, perché in Corea ci peggiano abbastanza. Ci vediamo tra pochissimo nel caso sia vicino con la coppa e la premiazione, altrimenti ci vediamo alla prossima. Da Berlino forse è tutto.